Ciao a tutti e benvenuti alla sesta edizione di Serpico Marco Show. E questa è veramente un compleanno speciale, un compleanno speciale lo voglio dedicare a tutti voi di queste sei edizioni indimenticabili. Quest'anno sarà un autunno veramente molto ricco, pieno di immaginazione, di fantasie. E sicuramente di tante idee che voglio dedicare soprattutto a tante persone che mi vogliono guardare, i fan di quasi 178 persone che mi hanno seguito su YouTube. E voglio dire, questa è veramente una grande svolta. Oggi, domenica 26 ottobre 2014, io ho voluto parlare da tempo di questi accaduti. Io ho visto perché noi con questa puntata del Serpico Marco Show non ci vediamo dal mese di marzo. Perché non ci vediamo dal mese di, scusa, dal mese di gennaio? Perché gennaio fu l'ultima puntata e abbiamo interrotto. Adesso siamo qui, parliamo qui. Possiamo discuterne e poi io posso fare anche un'intervista, se potete, a costo zero. Ho detto sempre che Televitalia è sempre a costo zero. Adesso iniziamo un po' di parlare un po' di queste discussioni che da questi giorni a San Vitaliano stanno parlando di questa Gori. Dice, ci sono tanti che stanno criticando su questa Gori. Se si pagherà o non si pagherà, è una sospensione, perché il comune l'ha abolito, ma non solo perché a San Vitaliano è successo questo, è successo in questi 74 comuni da parte della regione Campania, soprattutto nella provincia di Napoli, che chiaramente è successo in queste parti, tra le zone vesuviane, nei paesi vesuviani, che è uno scandalo, una truffa vera e propria. Che questo non è stato pagato dal 2006 al 2012. Altri dicono che la Gori sta andando in fallimento. Alcuni cittadini, io la penso il giusto di quello che dicono, e hanno detto così che la Gori è soltanto un ente veramente sbagliato. Perché la Gori deve andare in mezzo e no? Perché la rete pubblica, noi sappiamo, l'acqua che noi paghiamo sulle nostre bollette si chiama la Gori, ma vorrei mettere, ma la tassa potrebbe essere comunale invece di essere la tassa regionale, perché l'acqua non è pubblica, è pubblica e dipendente, e anche perché i cittadini usano l'acqua nelle abitazioni per lavarsi, per fare la doccia, per lavarsi le mani, per fare tante cose con questa potabilità. L'acqua è potabile, ma ci sono parti che veramente sono veramente gravissime e contaminata perché l'acqua che noi conosciamo nelle nostre fontane, ma non nelle fontane nostre, perché nelle fontane nostre, sicuramente nei nostri rubinetti, l'acqua è potabile, ma ci sono da altre parti, sicuramente a Napoli. Ci saranno anche perché tante di quelle fontane pubbliche che sono contaminate. A Napoli specialmente e anche in altre parti d'Italia che ci sono come la provincia delle Marche, la provincia, no, le Marche è una regione, la provincia di Perugia, che lì abbiamo trovato un'acqua contaminata. Io ho bevuto l'acqua contaminata perché stavo alla cascata delle Marmore, alle Marmore, e l'acqua era buona, ma in provincia di Perugia, che siamo andati lì dalla basilica di Perugia, una chiesa che non so neanche il nome come si chiama, c'era una fontana, ma non stava neanche un cartello se era potabile o non potabile. Questo è accaduto nel 2007. Parlo di tanti anni fa, parlo di 7 anni fa, quando io stavo in gita,
con i ragazzi della quinta elementare. Io stavo anch'io, stavamo passeggiando questa bellissima camminata insieme e ho visto che quest'acqua era contaminata. Ho bevuto l'acqua contaminata e non me ne sono accorto proprio. Adesso parliamo di questa discussione dei 74 comuni. Voglio dire, ho letto tanti di quei giornali, che io sicuramente sono un giornalista vero e proprio, di sapere anche perché questa è la condizione di questo paese, perché si è andato in questo rischio. Ora dico perché anche nel nostro paese deve avere queste condizioni dell'acqua. Perché l'acqua è pubblica e dicono altri l'acqua è privata, l'acqua è pubblica, l'acqua è privata. Lo sto ripetendo tante volte perché l'acqua, voglio dire sinceramente, è pubblica e non è a pagamento. Perché l'acqua che noi beviamo, cioè nelle nostre case che abbiamo le bottiglie, quella sicuramente è privata perché arrivano dalle nostre sorgenti. Ma l'acqua delle fontane, sicuramente altri bevono. Ma altri sicuramente si fa una doccia. Quando la sera viene i vostri mariti, cioè i vostri figli, e devono, prima di andare a letto, si fanno prima una doccia, se ne fanno 2 o 3 volte al giorno. Ma se l'acqua è contaminata, la colpa non è mica nostra, la colpa sono degli enti pubblici della regione e chi collaborano loro, che prendono tanti, cioè tanti dipendenti, cioè tanti ignoranti che ci sono della regione che prendono più di 4.000-5.000 euro al mese. E perché? Per dare la truffa ai cittadini italiani che vogliono prendere in giro a questi cittadini di questi 74 comuni. Voglio dire un'altra cosa, l'amministrazione Falcone. E dato che questo è stato un coraggio affettuoso di non far pagare questa, cioè di far pagare la sospensione della tassa. Perché è una sospensiva. Sospensiva significa che si pagherà sicuramente la metà. Perché sicuramente i cittadini pagheranno la metà del solito. La tassa prima o poi verrà pagata. Perché la Gori sicuramente manderà altre lettere, manderà altre discussioni, parlerà di comuni. I sindaci sicuramente hanno parlato di questo fatto e sicuramente anche gli assessori ci sono stati appresso. Anche perché nelle nostre amministrazioni ci sono stati anche gli assessori che sono andati appresso i sindaci di questo fatto della Gori che veramente ha terrorizzato milioni di famiglie, migliaia di famiglie, e questo ha condotto veramente una grande, terribile cosa, veramente in una condizione veramente ingiusta, instabile e prematura. E noi vogliamo dire che questo è un paese. Questo dobbiamo dire che noi siamo cittadini e questa tassa non deve essere pagata. Mia nonna non la pagherà, nessuno pagherà questa tassa. Ci sono persone che hanno avuto anche 400 euro di tasse, ma si vergognassero, quelli della Gori, che sono persone inutili, ignoranti, che lavorano soltanto per sacrificare le persone che lavorano, cioè i cittadini che sacrificano per far venire la sera per un pezzo di pane per mangiare. Dobbiamo pagare questa maledetta tassa che noi già l'abbiamo pagata. Porca miseria, andassero a fanculo quelle persone che stanno lì alla regione, solo loro che lavorano, ma noi dobbiamo pagare per quelle persone. Noi siamo schiavi dello Stato. Noi siamo schiavi dello Stato. Lo dico bene, siamo schiavi dello Stato. Noi non ci difendono, non ci difende nessuno. Noi siamo persone del nulla, siamo una nullità per il nostro paese, va bene? Noi paghiamo, 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 ma i fondi non ci sono. Ma perché io non lo so, noi dobbiamo pagare la tassa della Gori per pagare a quei ignoranti della regione. Questo è il mio discorso da cittadino civile che sono premuroso e anche correttamente di parlare contro questi ignoranti della regione della Gori. Perché questi dipendenti pubblici che lavorano mattina e sera senza fare niente, lì sopra, che prendono 4-5 mila euro al mese, questo non è corretto. Che un italiano su tre che è povero, cioè una famiglia su tre che è povero, e il padre che deve andare a lavorare, cioè il marito che deve lavorare dalla mattina alla sera, e prende neanche un quarto di soldi, cioè prende quasi
20-30 euro al giorno per non prendere niente. Al mese prende 1.000-1.100 e quei dipendenti della regione che non fanno niente dalla mattina alla sera prendono 4.000-5.000 euro. Adesso la Gori sta andando in fallimento e deve rompere i coglioni a noi cittadini. Noi, io lo dico perché sono un cittadino e anche noi siamo cittadini, io non penso che questa tassa non deve essere pagata. E sicuramente i sindaci se ne devono rendere conto che questa tassa non deve essere pagata a nessuno. A nessun cittadino. Noi dobbiamo soltanto dire che siamo cittadini e dobbiamo essere noi a non pagare questa evasione truffatoria, perché è un'evasione truffatoria per il nostro paese. Lo penso da giornalista, la penso da parlamentare, la penso anche da cittadino, perché si sono stufati. Perché questa è una truffatoria contro prendere in giro a chi sta per ultimo. Sta per ultimo sicuramente ai cittadini. Prendere in giro ai cittadini. Prendere in giro ai cittadini. Questo non è corretto. Va bene? Io prendo in giro a chi non paga le tasse. Va bene? A chi non paga le tasse. Questo me ne rendo conto soltanto a quelle persone che stanno lì sopra. Va bene? Non voglio andare avanti. Perché si devono vergognare. Vergognarsi significa una cosa, che sono veramente onestamente, sono persone veramente che non collaborano per il nostro paese. E io voglio dire, da quei governi che stanno lì sopra, da quasi dal mese di marzo, per me è vergognoso. Non stanno facendo niente per il nostro paese. Io di politica non voglio parlare. Ho parlato di questo fatto della Gori, adesso andiamo avanti, cambiamo pagina. Perché io ho parlato già di questa Gori da tempo che i cittadini stanno criticando e si lamentano e ci sono anche alcune cose, cioè, che vogliono fare, cioè, queste persone stanno andando oltre. Vogliono andare fino al comune per andare a fare cosa? E non lo so. Passiamo avanti. Ormai sappiamo la cosa. Il prossimo sistema che noi stiamo parlando, parliamo dei cinque devoratori abbandonati, che sono sicuramente abbandonati da tempo, dal 1986. Parlo di questi cinque devoratori che stanno nella provincia di Napoli, sicuramente a Napoli Nord. Questi cinque depuratori non funzionanti e quest'acqua che ogni volta viene un'acqua veramente schifosa, un'acqua veramente terribile e orribile per noi cittadini che noi vediamo quest'acqua dove scaricano tutti questi elementi dentro al mare, dentro ai fiumi e questo è vergognoso. Cioè l'acqua, cioè quando noi beviamo l'acqua nelle sorgenti, non vogliamo vedere che nei grandi lagni si vede quest'acqua schifosa. Perché vediamo quest'acqua schifosa? Questo è andato anche in Striscia la Notizia a vedere Luca Abete per tutte queste bottiglie. Cioè di vedere tutti questi depuratori non funzionanti. Ha parlato con la polizia municipale, ha parlato con i carabinieri, non se ne fregavano un cazzo di niente. Non se ne fregavano niente, quei dipendenti, cioè quei dipendenti che lavorano per il bene dello Stato e per la sicurezza, questi non vogliono parlare di queste cose, non se ne fregano niente, perché sanno quelle persone che loro vedono ogni giorno che vanno a buttare dentro a quei operatori che non sono funzionanti, o facessero qualcosa perché soldi se ne stanno prendendo perché 2 anni fa hanno sistemato un depuratore che stava dal 1998 funzionante, sistemato, purificava l'acqua, adesso non funziona niente. Voglio dire, adesso sono 2 anni che hanno fatto la risistemazione perché ha fatto tre risistemazioni, invece lì una volta è stata sistemata e mai più. Voglio dire, 3 anni alla provincia, cioè la regione da sempre alla provincia di Salerno e mai alla provincia di Napoli. Cioè,
Cioè, i conti non si vanno in regola? I soldi dove vanno a finire? Dove vanno a finire? A questi maledetti della regione che mangiano soldi a volontà per non sistemare questi divoratori che stanno lì sopra a fare niente. Quei divoratori che vanno, quelle persone, cioè io non voglio nominare nessuno, quelle persone che buttano la roba al mare è sbagliato. Io che vado a Mondragone, sono andato a Mondragone nel mese di agosto, l'acqua era verde, nera. Perché? Perché è sempre nera quell'acqua che prima non era nera? Perché prima era pulita, purificante. E perché nel sud, a Salerno, nelle province di Salerno, come Santa Maria di Castellabate, dove sono stato io al mare ad agosto, nella zona di Agropoli, Pestum, Appalinuro, tutta questa costiera, che poi c'è la costiera amalfitana che è pulita, l'acqua, poi c'è il Cilento, tutto il parco nazionale del Cilento intorno del mare. Perché è tutto pulito? Perché i depuratori funzionano e vengono sistemati ogni 5-6 anni a quelli della regione, perché io ho letto tutti questi decreti. Invece al nord, invece a Napoli, nella provincia di Napoli, non danno nessun euro a questi lavoratori. Sono abbandonati lì, si devono sistemarli e voglio dire, quei lavoratori non devono stare neanche lì. Perché devono buttare tutto al mare? Perché devono buttare tutta la schifezza al mare? Per questo il mare si inquina. Per questo noi prendiamo le malattie. Prendiamo le malattie, prendiamo i tumori, come la terra dei fuochi, che stanno morendo tante di quelle persone. Se non provvedono, moriamo anche noi di questi tumori, cioè di questa immondizia che sta andando avanti per oltre, ore e ore. L'immondizia deve essere tolta da mezzo, perché la terra dei fuochi è una cosa seria, non è una cosa da scherzare. L'immondizia che arriva dal sud, tutta questa immondizia, lo devono portare via, via! Si deve ripulire tutta questa zona, ma i soldi non ci sono. Ma perché se li mangiano? Perché se li prendono e se li mangiano. Quanto è bello mangiare questi soldi a spese nostre, sempre soldi pubblici che si mangiano. Ormai sono andati pure sotto processo alcuni dipendenti di Forza Italia, Partito Democratico, quanti se ne sono andati sotto processo perché si mangiavano i soldi nostri? Quanti soldi si sono presi nelle casse nostre? Ma tanti e miliardi di euro. Cioè, non è possibile prendere tanti miliardi a spese nostre. Allora, adesso voglio dire ancora un'altra cosa in più. Ormai chiudiamo, passiamo un'altra pagina. Abbiamo detto la Gori, abbiamo detto dei 5 depuratori. Adesso parliamo del tema fondamentale di San Vitaliano. Padre Carmine, uno dei parrochi che sono stati inviati dal vescovo di Nola, perché lui è un domenicano mandato dalla Chiesa Vaticana di Roma, lui è stato mandato, c'è stato un mandato di un anno. Il parroco, Don Salvatore, come conosciamo tutti noi, il parroco che ha anche organizzato, che non ha fatto, questa non è una festa qualunque di San Vitaliano, non è una festa come una volta, perché io non voglio criticare lui, non voglio neanche accusare, non voglio neanche offenderlo. Voglio solo dire la verità di questo parroco. Sono 3 anni che non sta facendo niente per la nostra comunità. Sta solo facendo chiacchiere, perché quando si deve dire facciamo la chiesa, aggiustiamo la chiesa. Vabbè, invece di pensare alla chiesa canonica, pensavate di aggiustare la chiesa. La chiesa che noi siamo noi, sempre a mani dei cittadini, che siamo sempre noi della comunità. Mica io non sto cacciando niente per loro, io sto cacciando benissimamente 2 euro quando vado a messa. Adesso voglio cacciare, voglio dare molto di più, voglio dare 5 euro a settimana. Io lo faccio per il bene della Chiesa, per il bene della comunità, per far sistemare la Chiesa. O se no io non lo facevo proprio, perché lui ha i soldi, perché loro, cioè, voglio dire, non voglio criticare nessuno, lui ha i soldi e deve sempre mettere a mano delle spese nostre. Cioè,
Cioè la Chiesa Cattolica, cioè l'otto per mille della Chiesa Cattolica significa che tutti questi soldi che vengono dalla... Cioè, perché non vengono? Questi soldi vengono inviati anche dalla Chiesa Vaticana. E adesso non ha fatto niente, solo dal vescovo, la mano sempre dal vescovo di Nola, da Don Salvatore e basta. Solo da queste due comunità e basta. Sempre dalla Chiesa di Nola e la Chiesa di San Vito. Adesso... Quando sarà sistemata la chiesa di San Vitaliano, voglio vedere l'anno prossimo. L'anno prossimo che festa farà? Se la festa la farà come sempre, poco di illuminazione, panino e la sagra che vuole organizzare, più il concerto. Io questo non è una festa. La vera festa di San Vitaliano, ora ve lo dico io. Perché io ci sono vissuto da San Vitaliano da 11 anni. La vera festa di San Vitaliano è questa qui. L'illuminazione partendo da Piazza Nicola Tofano fino ad arrivare a Via Roma, vicino all'Archè, vicino di fronte alla Spezia. Lì è arrivata l'illuminazione. Poi le bancarelle da arrivare. Dove sta il comune, fino ad arrivare a Piazza Nicola Tofano. Si faceva un giro. Le giostre, non parliamo delle giostre. Le giostre si allungavano avanti, avanti, avanti. Adesso ci sono quelle giostre lì e non si può mettere niente. Le giostre sono buone perché i ragazzi, cioè, vogliono divertirsi su queste giostre. E sul comune neanche le giostre. Le hanno tolte da mezzo pure questo. La festa dice così, Don Salvatore. La festa è mangiare, la festa è una sagra, la festa è proprio per stare tutti insieme, di non vedere tutte queste cose. Ma tu che cosa stai dicendo? Ma in altri paesi non vai a vedere a Scisciano, a San Martino, la festa come la fanno? Fanno la sagra, ci sono le giostre e c'è il mangiare, le bangarelle. Un po' di bangarelle, vabbè. Ma sempre una festa è. Questa non è una festa tradizionale che noi vediamo. È la festa anche a Santa Maria di Castellabate, dove sono stato io. C'erano delle bancarelle piene che arrivavano dalla chiesa fino al di sotto per arrivare fino al mare. Cioè è una cosa incredibile quanti soldi avevano risparmiato la chiesa per fare questa meravigliosa festa, perché il parroco che l'aveva consentito. Grazie alla comunità. Il parroco pensa solo in se stesso. Io lo dico sincera verità, Don Salvatore pensa solo in se stesso e non pensa per la comunità. Ha solo pensato ai fatti suoi. Ma gli altri parrochi che ci sono, altri parrochi di altre chiese del Vescovo, non hanno mai truffato per altri paesi. Hanno fatto sempre le cose giuste, ma altri paesi mai. Perché San Vitaliano è un paese morto, un paese che non... è un paese morto perché è veramente trascurabile. E non c'è mai un paese allegro. Ogni volta si fanno queste sagre, 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 cioè tutte queste sagre. Cioè non è possibile proprio che ogni volta si fanno tutte queste stupidaggini. Queste sono veramente stupidaggini. Cioè vedere queste sagre sono tutte, cioè, veramente delle cretinate. Per fare una bella festa di San Vitaliano. Che prima facevano la festa dal giorno 8 di settembre fino al giorno di 14. Adesso questa festa non è proprio una festa che devo ricordare. Io voglio solo ricordare che il parroco Don Carmine che veramente aveva fatto sistemare ogni cosa, voleva fare la festa a Frascatoli e adesso è stata pure fatta la festa a Frascatoli. Ma lui voleva, ha dato il cuore per i San Vitalianesi mai visto. Per non fargli, ha fatto anche un campo sportivo per i bambini durante l'estate, il campo estivo per i ragazzi, per non farli rimanere in mezzo alla strada. E uno ha fatto Don Carmine. Due, Don Carmine ha fatto tante di quelle cose per dare i buoni sensi per il nostro paese. Sicuramente ha fatto tante di quelle cose, già dai primi conoscenti voleva fare tante di quelle cose a San Vitaliano. Don Carmine adesso non c'è più, se n'è andato,
Noi abbiamo firmato 1800 firme, abbiamo manifestato per niente e adesso che cosa decidete di fare? Non sapete altro di arrendersi. Arrendersi non è arrendere, andare avanti, essere coraggiosi, di non avere paura. Dobbiamo affrontare il nostro coraggio, la nostra paura di andare avanti. Combattere una battaglia non significa porre fine di arrendersi, di andare avanti, di andare avanti. Ci sono battaglie che non hanno mai finito, sono stati sempre sconfitti, ma sempre si può vincere. Perché Don Carmine prima o poi deve venire qua per dare quello che deve dare a San Vitaliano. Lui ha fatto tante di quelle cose, io non posso dire che Don Carmine Paladino se ne sia andato, cioè non è possibile. Anche io ho filmato e io ho filmato per dare quello che devo dare. Questo è stato un sacrificio per i sanvitalianesi. Adesso questo parroco Don Salvatore deve solo capire una cosa che deve fare, non deve pensare in se stesso e si mette i soldi nella sua tasca. E non voglio dire altro perché ci sono persone che dicono Don Salvatore si mette i soldi nella tasca e pensa ai fatti suoi. Quelli tutti i soldi che noi cacciamo per la nostra chiesa, perché la chiesa non è sua, è della comunità cristiana cattolica, non è sua, va bene? Se dici che è sua la chiesa, lui è un cretino, la chiesa è di tutta la comunità cattolica cristiana. Allora il Vaticano è del Papa, il Vaticano è di tutta la comunità. Chi ha fatto crescere? La chiesa, chi l'ha inventato? La chiesa è stato inventato da Pietro, perché Pietro che lui è andato sotto ha creato la Chiesa. Grazie a Dio, grazie a Gesù, grazie a loro che hanno creato la Chiesa. E loro, grazie alla comunità, beati ai poveri e beati a quelle persone. Beati i poveri e beati a quelle persone che non hanno mai commesso i peccati. Io lo dico sempre, la Chiesa è per tutta la comunità. La chiesa non è dei preti, dei parrochi. Il parroco deve guidare da lui tramite Dio. Ma se lui pensa solo ai fatti suoi, io non sono consentito che lui, un parroco in 3 anni che non ha fatto, non ha mai organizzato niente, solo poche cose. Cioè non è possibile proprio, cioè tutti questi soldi non ci sono. I soldi allora per la chiesa lo sta facendo. Voglio vedere l'anno prossimo cosa farà quando sarà sistemata la chiesa, quando ci sarà di nuovo la riapertura della chiesa. Questo dico. Un'altra cosa, voglio parlare, abbiamo parlato delle 3 cose fondamentali. Voglio parlare della televisione noiosa. Voglio parlare della televisione noiosa. La Mediaset, che è una delle belle televisioni che noi vogliamo vedere, fanno vedere ogni giorno queste trasmissioni tutte violente e anche terrificanti, vedendo ogni giorno l'uccisione, il crimine, il giallo, chi ha ucciso, tu sei stato, chi è stato. È una cosa veramente deludente. Cioè, voglio dire, io tutte le mattine, se vi ricordate, si vedeva Bim Bum Bam. Io lo sto facendo anche perché sto mettendo Bim Bum Bam grazie al gruppo di San Vitaliano e lo sto facendo. Adesso lo voglio rifare di nuovo e mettere di nuovo i video, i cartoni animati, perché mi sono dimenticato perché volevo che Televitaliano, volevo che il nuovo gruppo, voleva andare avanti. Il gruppo di San Vitaliano deve andare avanti perché deve crescere e diventare l'unica cosa, solo una vera comunità che in cui si potrà collaborare, essere di una vera unione. Perché il gruppo deve nascere, rinascere anche, soprattutto per la nostra chiesa, per la nostra comunità, per il nostro paese, in cui questo funzionamento del paese come funziona, in cui come collaborano. E di tante tante di altre alternative, di tante buone azioni che vogliono fare per il nostro paese.
I cittadini, voglio dire, sono persone che decidono perché sono loro. Decidere nessuno, perché il popolo non è sovrano. Il popolo, voglio dire, non è servo di nessuno. Questo dico di altre cose. Io nelle prossime settimane vorrei pubblicare un libro che racconta di questo paese dall'inizio alla fine, di non parlare dei problemi. Di parlare San Vitaliano, paesello di emozioni, paesello immaginario. San Vitaliano, paese reale o immaginario. Questo sarà il mio titolo su questo libro che parlerò di questo paese. Perché parlerò soprattutto degli aspetti principali di questo paese che voglio caratterizzare io a nome del popolo. In cui parlerò del popolo, parlerò della Chiesa, parlerò dei napoletani dell'80, come mai sono venuti qui da Napoli, da San Vitaliano, come mai parliamo del sindaco Masi, dei 50 anni della sua lunga durata del sindaco, poi parlerò dei cittadini, come si comportano, parlerò del campanile, da quanto tempo è stato decaduto, no decaduto, scusate, è stato lì per tanto tempo. Un'altra cosa, parlerò anche di tutti i musei bellissimi, di tutte le belle chiese di San Vitaliano e anche di parlare dei secoli di secoli di San Vitaliano. E poi copierò anche un po' dei testi sul libro di San Vitaliano. Parlerò della scuola elementare, parlerò dei prefabbricati che furono costruiti nell'80, parlerò del nome che Don Andrea mi fece, cioè parlo anche di Andrea Molaro, che lui si chiama il nonno paterno che si chiama Don Andrea Molaro, che vive dal 75, parlerò anche di lui da tanto tempo perché voglio dire Andrea Molaro è uno dei uomini molto importanti di San Vitaliano, che lui veramente sa di questi prefabbricati di San Vitaliano e nominerò anche lui, perché è una persona veramente caratterizzata sul piano sociale, sul piano politico e anche sul piano economico. E anche perché voglio parlare di tante e tante cose per questo paese, delle buone e delle cattive azioni, delle giuste e delle ingiustizie, delle ingiuste azioni di questo paese, di parlare dell'amore e di parlare della paura, dell'odio e della sofferenza e della guerra. Parlerò di tante di quelle cose. Sicuramente io scriverò, lo pubblicherò e sicuramente speriamo che questo libro farà conoscenza di tutti. Andiamo avanti. Io, questo Serpico Marco Show, si conduce qui, finisce qui, scusate, finisce qui, si conclude qui, come dicono altre televisioni, dicono si conclude qui, ma io voglio dire in un'altra maniera, finisce qui, perché questa trasmissione, voglio dire, questa prima puntata è stata un po' lunga. Come saranno le prossimi discorsi, le prossime puntate dei temi principali del Serpico Marco Show? Ci vediamo la prossima puntata, cioè la settimana prossima. Grazie e spero che tutti abbiate visto questo video, questo discorso, particolarmente su questo canale Televitaliano. E chi vuole fare questo discorso, chi vuole fare un'intervista, chiama il nostro numero. Ora vi ripeto, 333 560 58 79. Ripeto, cellulare, telefono. Premete, cliccate, chiamate 333 560 58 79.
Chi vuole fare un'intervista si faccia avanti per parlare dei problemi e di tutto l'accaduto di San Vitaliano. Io sono dalla vostra parte e noi siamo a costo zero, ricordiamoci, non di quei ignoranti di Radio G che è a pagamento, va bene? Perché lì si paga, noi siamo pubblici privati, come dice Berlusconi, la Mediaset è una televisione privata e Canale 5, Rete 4, Italia 1 non si paga. Invece la RAI, il canone si paga, è differente il fatto. Va bene? Buona visione, spero che questo video, cioè questo discorso vi sia piaciuto e io questo video lo condividerò su YouTube e anche voi guardatemi, perché questo sarà un discorso, sarà un autunno ricco e pieno di emozioni. E spero che l'emozione viene dappertutto, dai vostri sentimenti e dai vostri pensieri. Grazie e arrivederci dal nostro programma di Televitaliano. Grazie, arrivederci.